fuggendo, Angelica si imbatte. Si imbatte? Il sacripante. Il gran moro prestante. E così, per un istante, sentendosi sperduta, pensa che forse a lui può chiedersi l'aiuto a tornare nel suo regno, nel Katai, che da quei luoghi era lontano assai. A occhio e croce un 100.000 miglia, che farsene a cavallo ti si fa il culo a griglia. Non gli par vero a sacripante d'aver davante d'Angelica il bel sembiante che a lui s'affida come a onesto amante. Angelica è lì, in tutto il suo splendore, ma ben altri pensieri lo assalgon dentro al cuore. Oh, meglio la fresca e mattutina rosa coglier saria. Pensa. Che tardando occasion perder potria. Quando noi maschi prendiam la rosa a nominare, sappiam ben poi dove si va a parare. So ben che a donna non si può far cosa che più dolce e piacevole le sia, ancor che se ne mostri disdegnosa. Che bella lussuriosa scusa, ipocrita bugia che sempre s'usa. Non starò certo qui a far l'amante casto e puro e a mostrar di mia saldezza onesto pegno. No, meglio incarnar subito invece il mio disegno. Anche Sacripante è innamorato di Angelica ed è convinto che la donna sia già stata posseduta da altri. Udendo il lamento del paladino, Angelica esce dal suo nascondiglio, riconosce Sacripante, ma rimane fredda e insensibile al suo dolore. Decide invece di servirsi di lui per poter essere tratta in salvo e uscire dalla selva. Quindi si fa riconoscere, ma mentre Sacripante si decide al dolce assalto, un altro cavaliere irrompe sulla scena, distraendo costui dall'amorosa impresa. Così va pensando, e già al dolce assalto s'apparecchia, quando un gran rumor gli introna nell'orecchia. Dal vicin bosco, sì, un cavalier cristiano giunge davanti a Sacripante. Ecco.